Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro creatore Geloso94. Prima di cominciare con l'argomento di questo video, ci tenevo a ricordarvi che ieri sera è uscita sul canale di Neschio un'intervista quadrupla tra un tifoso juventino, napoletano, romanista e interista. Come tifoso romanista sono stato scelto io. Per scoprire quali sono gli altri tre e per scoprire quello che abbiamo detto, andate a cercare il suo video o andando sul suo canale oppure cliccando sul link in descrizione, se siete ovviamente dei pigroni. Detto questo, direi che possiamo iniziare subito. Dopo la finale di ieri sera, Cristiano Ronaldo si è lasciato andare a una dichiarazione che ha fatto scalpore. Sono stato felice di aver fatto parte del Real Madrid. Non è stata proprio questa, però ha parlato della sua esperienza al Real Madrid al passato, facendo intuire che sembra intenzionato ad andarsene nel mercato estivo per andare in un'altra squadra. E non appena sono state fatte queste dichiarazioni, subito è uscito il putiferio con il Totò squadre, con tutte le squadre che potevano acquistarlo. Addirittura qualcuno dice che potrebbe andare a Napoli con Benzema, visto che si è lasciato bene con Ancelotti o cazzate di questo genere. Ma comunque in generale Cristiano Ronaldo ha aperto un putiferio. Diciamo che secondo me ha fatto anche apposta a dire queste cose, perché nella partita della finale non si è praticamente mai visto. Gli unici che si possono considerare sono Karius, negativamente parlando, Bale, che ha fatto una doppietta da subentrato, eccetera eccetera. Questi sono i giocatori di cui parlare. Ronaldo non ha fatto praticamente nulla, e allora ha deciso di dire queste parole per far parlare quasi soltanto di sé, piuttosto che della Champions vista dal Real, piuttosto che delle parate di Karius e piuttosto che della doppietta di Bale, eccetera eccetera, come per far tornare su di sé le attenzioni di tutti i media possibili. Non dico che l'ha fatto sicuramente apposta, però un po' il sospetto ce l'ho, diciamo soltanto questo. Qualcuno di voi penserà: ma com'è possibile che un giocatore così decida di andarsene dal Real Madrid? Sta vincendo di tutto, perché non continua a vincere? Ragazzi, secondo me è proprio questo il punto. Parliamo comunque di un giocatore fenomenale, formidabile, però che sta arrivando alla soglia dei 33 anni. Con il Real Madrid ha effettivamente vinto tutto per tante volte. Credo che quella di ieri sia stata la quarta Champions vinta con Real, forse addirittura la quinta, senza pensare a quella vinta col Manchester nel 2008. E quindi dopo una carriera così sfavillante, piena di trofei, piena di milioni, piena di tutto quanto, secondo me il pensiero di andare da un'altra parte ci può stare, perché comunque gli manca qualche anno, ha detto che vuole terminare a 41 anni, e secondo me è giusto che voglia andare a provare altre esperienze, fermo restando che se fosse rimasto a Real per tutta la carriera non ne avrebbe potuto dire niente nessuno, perché anch'essa sarebbe stata una scelta comprensibile, sotto punti diversi però. Non è detto che queste parole siano effettivamente segno di un addio, probabilmente, come vi ho detto, sono state parole dette per mettere l'attenzione degli altri su di sé. Probabilmente potrebbe anche rimanere qualche altro anno, però se dovesse partire non sarebbe certo scandaloso. E allora la domanda che voglio porre a voi qua sotto nei commenti e alla quale cercherò di rispondervi è la seguente: dove potrebbe andare Cristiano Ronaldo andando via dal Real Madrid? La scelta è un po' difficile, anzi non è molto difficile, perché le squadre che se lo possono permettere sono veramente molto poche. Penso al Manchester United, e quello sarebbe un clamoroso ritorno, al Paris Saint Germain, che ha dimostrato di poter prendere chiunque se spesa la giusta cifra. Io penso che sia più probabile, tra tutte le squadre big del mondo, sia più probabile un ritorno allo United o addirittura uno allo Sporting Lisbona. Quella, diciamo, è forse una realtà un po' utopistica, perché per il livello attuale di Ronaldo andare allo Sporting sarebbe una discesa colossale della sua carriera, almeno parlando della squadra in cui gioca. E quindi la vedo una scelta un po' difficile, se non per la fine della carriera, quando ormai ha 40-41 anni, dice: io voglio andare dove, nella squadra che mi ha fatto esplodere, voglio andare nella Lisbona, gli voglio fare gli ultimi anni e buonanotte. Mentre invece adesso, visto che può assicurare almeno altri 3-4 anni ad ottimi livelli, penso che la scelta più probabile sia il Manchester United, la squadra che lo ha fatto vincere per la prima volta trofei importanti, la squadra del suo mentore Ferguson, che adesso purtroppo sta anche male, però comunque per far capire che quella persona è stata un motivo in più dell'attaccamento di Cristiano Ronaldo col Manchester United. Io penso che tra tutte lo United sia la squadra che potrebbe veramente acquistarlo, non tanto per un discorso monetario, anche se comunque lo United è zeppo di soldi, è pieno di soldi, quindi c'è poco da dire, quanto più per un aspetto affettivo, giusto per dimostrare di essere rimasto legato a questa città e a questi tifosi, che sicuramente ancora adesso sperano in un suo possibile ritorno. Quindi la mia risposta a questa domanda è: secondo me è probabile anche che non partirà, e che queste sono state frasi soltanto dette per alimentare il casino su di lui. Se però decidesse di partire, per me l'opzione più probabile sarebbe il Manchester United, ancor più del Paris Saint-Germain, che vedo come seconda opzione più percorribile tra tutte.
Detto questo, ragazzi, vi invito ancora una volta a farmi sapere nei commenti qual è la vostra opinione a riguardo, se pensate che sia una burla oppure se pensate che comunque sia vero che lui possa andare via da qualche altra parte. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre e comunque forza grande Roma. Ciao ragazzi!